Beh, arrivano sempre, adesso non è che li cerchi, i lavori arrivano, come dicevo all'inizio, se mi interessano accetto, anche per ragioni di anagrafe, ma invece quello che mi sta a cuore, quello che trovo una cosa straordinaria, è metter mano agli archivi, perché allora scopro delle cose straordinarie, specialmente quando cerco una fotografia e non la trovo, quella, perché io ho a casa un grande disordine organizzato. Ecco, so di aver messo quella fotografia e so dove trovarla, però molte volte no, molte volte eccetera. Allora, nel cercare quella ne trovo altre e le vedo con occhi diversi, perché per 40-50 anni non mi sono mai fermato, non mi cullavo come il premio Nadaro, oh, che bello il premio, no, no, non cercavo neanche di parlare al giornale locale, no, pensavo a un altro libro e poi a un altro ancora, perché ero soddisfatto di come lo realizzavo e anche perché naturalmente in Italia in quel tempo era terra bruciata, insomma, quando ho fatto il primo libro nel 54, la preistoria, Venise a Flerdo in Svizzera, non a Borgo Manero o a Rocca Cannuccia di sotto, quindi un grande editore. E avevo 25 anni e tutto organizzato da solo, vivendo in un piccolo villaggio dove sono nato a Mero, a 30 km da Venezia, quindi pensando con la mia testa. E ho avuto la fortuna che nel 48 crearono il circolo, nacque il circolo fotografico La Gondola, dove ho conosciuto questo grande personaggio straordinario. È stato il mio padre putativo, un uomo di grande intelligenza, di grande sensibilità, da Paolo Monti, e con lui un sodalizio fantastico. Io ero una spugna, lui, quello che diceva, lui è una cultura, non un nozionismo, cultura che era diventata sangue, non aveva figli e mi ha adottato. Quindi io, là, quasi tutti i giorni, mi fermavo qui in un negozio vicino, lui veniva, era vice direttore dei consorzi, e poi per tutto il giorno si parlava di fotografia, portavo a casa, si parlava di fotografia, organizzavamo mostre. È stato un sodalizio che mi ha aiutato moltissimo a prendere coscienza e scoprire che quello che producevo era advanced, e quindi senza saperlo, perché proprio è quello che mi dico sempre, ho l'impressione di essere stato geneticamente concepito per fare il fotografo, tutto qua.